Negli ultimi tempi si è tornato molto a parlare del meccanismo di anti-cheater anche perché è al centro della trama di un film di Indiana Jones. Questa macchina veramente esistente è un complesso sistema di ingranaggi risalente con molta probabilità al secondo secolo avanti Cristo, da alcuni ritenuta il più antico calcolatore meccanico conosciuto. Visto che è eccezionalmente sofisticata e costruita con ingranaggi che non si credeva potessero essere realizzati in quell'epoca, ha portato varie persone a porsi delle domande sulle conoscenze tecniche di cui gli antichi erano in possesso. Forse erano in grado di realizzare macchinari più avanzati di quanto oggi si crede comunemente, e nel tempo si è tornati a rivalutare addirittura i resoconti che ci parlano di automi realizzati nell'antichità. Il tentativo di realizzare delle macchine in grado di riprodurre i movimenti e talvolta anche l'aspetto dell'uomo e degli animali risale a moltissimi secoli fa e rimane vivo ancora oggi, ma possiamo domandarci quanto ci sia di vero nei racconti che dicono che questo obiettivo è stato già raggiunto in passato. Se siete curiosi di conoscere gli antichi automi e di tentare di svelare se si trattasse di fatti veri o di semplici miti, beh, non ci resta che andare a scoprirlo. Nelle antiche leggende egizie, le statue delle divinità, per lo più fatte in pietra, metallo o legno, erano animate e svolgevano un ruolo fondamentale nelle cerimonie religiose. Si credeva che avessero un'anima derivata dalla divinità che rappresentavano. Si dice che gli antichi egizi consultassero spesso queste statue per chiedere consiglio e queste potevano rispondere con un movimento della testa o muovere i loro arti. Anche nei templi greci poi delle persone meravigliate riporteranno di aver trovato delle statue che muovevano gli arti e pronunciavano delle parole. Nella mitologia greca ci sono vari esempi di quelli che potremmo definire automi. Nell'Iliade Efesto, che il dio Fabbro aveva sia creato dei tripodi automatici che portavano le vivande agli dèi, ma anche delle fanciulle dorate che sembravano simili a esseri umani con voci e movimenti propri. Queste potevano anche aiutarlo nei lavori della sua officina. Nell'Odissea, il re dei Feaci, Alcino, ha dei cani d'oro e d'argento che fanno la guardia alla sua casa. Essendo sempre creati da Efesto, si può supporre che fossero automi di qualche genere. I Feaci usavano anche delle navi che non avevano bisogno di un timoniere, capaci di arrivare a destinazione solo percependo la volontà dei passeggeri. Ma sicuramente il più famoso automa della mitologia greca creato da Efesto è Talo. Talo era un gigantesco automa di bronzo invulnerabile creato per Zeus, che lo aveva regalato ad Europa. Minosse, re di Creta e figlio proprio di Zeus Europa, avrebbe incaricato Talo di sorvegliare l'isola, mettendo in fuga i nemici che tentavano di sbarcare. Ogni giorno l'automa faceva il giro dell'isola armato e pronto per scagliare enormi pietre. Il mito suggerisce anche che i movimenti di Talo fossero alimentati da un sistema idraulico interno che funzionava come le vene del corpo umano, ma al posto del comune sangue Talo aveva liquore, il sangue bianco degli dèi. Il suo unico punto debole quindi era una caviglia dove queste sue vene erano esposte, e proprio per una ferita alla caviglia l'automa sarebbe stato messo fuori uso. Ma anche nel mito gli automi non erano relegati solo alla sfera divina, anzi appartenevano anche a quella umana. Dedalo, che era stato proprio un architetto e ingegnere per Minosse, si dice che avesse creato una statua lignea di Afrodite animata dal mercurio. Nell'antica Cina una leggenda riporta sempre di un automa che riproduceva un uomo a grandezza naturale con tantissimi dettagli del vero corpo umano. Questo sarebbe stato prodotto da un artigiano per il re Zumu nel X secolo a.C. Secondo la leggenda ebraica, il re Salomone usò la sua saggezza per progettare un trono con animali meccanici che lo salutassero come re quando ci saliva, e molto tempo dopo si diffonderà nel folklore ebraico anche la storia del golem, un automa di argilla in cui i migliori alchimisti potevano infondere la vita. L'autore latino Aulo Gellio riporta il resoconto di un automa che sembrerebbe il primo a rientrare più nel dominio della storia che in quello del mito. Ci dice che Archita di Taranto, che era un filosofo e matematico vissuto tra il V e il IV secolo a.C., aveva creato l'automa di una colomba in grado di volare. Resoconti cinesi simili di automi volanti fanno risalire queste creazioni sempre al V secolo a.C.
Nel IV secolo avanti Cristo, l'Egitto e la Grecia diventeranno tutti e due parte dell'impero di Alessandro Magno e con l'epoca ellenistica si sarebbe sviluppata una grande produzione di automi, soprattutto nella capitale culturale del tempo, Alessandria d'Egitto. A un importante inventore di nome Ctesibio si attribuisce la costruzione di automi collegati ad un orologio ad acqua. Durante una processione, un carro a quattro ruote, forse progettato sempre da lui e trainato da 60 uomini, trasportava una statua che destava ancora maggiore meraviglia in tutti i presenti. La statua si alzava da sola, senza che nessuno la toccasse, e dopo aver versato una libagione di latte da una fiala d'oro, si risiedeva. A due allievi di Ctesibio, chiamati Filone di Bisanzio e Erone di Alessandria, vengono attribuiti automi altrettanto stupefacenti. Erone avrebbe progettato un uccello capace di girare su se stesso e di cantare, porte dei templi capaci di aprirsi in automatico e circa 70 tipologie diverse di automi capaci di compiere variazioni. Filone di Bisanzio avrebbe addirittura inventato l'automa di una serva capace di camminare e di riempire da sola una coppa di due terzi di vino e un terzo d'acqua, come era usanza al tempo in ogni banchetto che si rispettasse. Beh, avrete capito che ci sono già nell'antichità racconti su automi che sembrano molto tecnologicamente avanzati, ma queste storie sono davvero credibili? Ebbene, per una volta possiamo dire proprio di sì, ovvero che questi resoconti non sono pura fantasia. Qualcuno magari si stupirà, ma sono credibili per le conoscenze tecnologiche dell'epoca. I racconti più puramente mitologici vanno presi con molto più scrupolo, anche se non sono incredibili come sembrano. Per esempio, è stata trovata una vera statua egizia capace di fare semplici movimenti come alzare le braccia grazie a un sistema di funi. Il filosofo greco Aristotele viene considerato tra i primi a parlare degli automi da una prospettiva che oggi potremmo definire meno narrativa e più scientifica. Aristotele infatti si poneva delle domande sul modo in cui questi automi funzionavano e sulla loro utilità. E ci dà una buona spiegazione per queste famose statue dei templi. I loro movimenti erano azionati da un sistema di trasmissione del moto tramite ruote dentate, ovvero ingranaggi. La prima ruota che muoveva tutte le altre era nascosta nel tempio e azionata da sacerdoti, anche loro nascosti, in modo che solo il prodigio rimaneva visibile e le statue potevano essere considerate dagli ignoranti come viventi grazie a qualche potere magico. La voce delle statue erano forse suoni prodotti meccanicamente o dispositivi per amplificare o distorcere la voce sempre di un sacerdote nascosto e tutti questi erano artifici molto importanti del business che girava intorno ai templi e agli oracoli. Più era sorprendente e mistica l'esperienza in questi luoghi, più era probabile che i pellegrini lasciassero offerte sostanziose per ringraziarsi il dio. Per quanto riguarda la colomba di Archita, definita addirittura il primo drone della storia, pare si trattasse di una colomba di legno vuota all'interno che sfruttava per volare l'aria compressa, una valvola e dei contrappesi. Di fatto la colomba volava per brevi tratti, però effettivamente il suo modello è credibile e tanti nel tempo hanno provato a fare una ricostruzione del progetto originale. Nel mondo ellenistico tanti principi fisici erano più conosciuti, quindi si è cominciato a progettare automi anche per scopi pratici della vita quotidiana, lo stesso scopo per cui li usiamo oggi, anche se è rimasta la ricerca della meraviglia a scopo religioso o di semplice intrattenimento. Ctesibio e i suoi allievi Filone e Erone sono proprio considerati tra i fondatori degli studi sulla meccanica, sulla pneumatica e sull'idraulica. Gli automi di Ctesibio erano mossi dalla forza dell'acqua nel suo orologio idraulico, mentre la statua posta sopra il carro riusciva a compiere quei movimenti grazie a ingranaggi molto precisi e era azionata dal moto delle quattro ruote del carro stesso. L'uccello di Erone girava con un meccanismo simile a un carillon e emetteva suoni grazie alla pressione dell'aria. Erone era anche davvero in grado di far aprire e chiudere automaticamente le porte di un tempio. Il sistema sfruttava l'espansione dell'aria calda per mettere in pressione l'acqua di un serbatoio che poi, attraverso un sifone, andava a riempire un secchio sospeso la cui discesa faceva aprire le porte del tempio. Quando il fuoco veniva spento, la pressione nel recipiente diminuiva e l'acqua tornava indietro, svuotando il secchio. In questo modo un peso scendeva e faceva chiudere la porta a cui era collegato e questo processo poteva essere usato anche per azionare movimenti di automi più complessi. Erone ha anche progettato l'Eolipila, la prima macchina a vapore di cui si abbia notizia, considerata l'antenato del motore a getto e della macchina a vapore.
Addirittura la serva di Filone di Bisanzio, forse il più stupefacente tra questi automi, era veramente realizzabile nell'antichità. Riusciva a muoversi tramite delle ruote azionate da un contrappeso che scendeva lentamente, per esempio dei fagioli posizionati all'interno, e versava correttamente vino e acqua basandosi sulla pressione esercitata sull'altra mano dove i commensali appoggiavano la coppa. Sembra sorprendente un automa di questa complessità oltre 2000 anni fa, ma potete vedere a schermo un'eccezionale ricostruzione funzionante dell'automa basata sui testi di Filone con delle aggiunte di Erone, realizzata da tre esperti greci, Tassios, Corres e Economopoulos. La tradizione manifatturiera degli automi è proseguita dal mondo greco fino al Medioevo, anche se con alterne sorti. A Roma abbiamo la testimonianza di un automa abbastanza macabro di Cesare usato al suo funerale che mostrava le coltellate subite da coloro che lo avevano tradito. L'imperatore Claudio aveva degli automi e sono menzionati ancora durante varie processioni religiose. Sicuramente erano un grande spettacolo alla corte di Costantinopoli e si diffuse anche la leggenda attribuita a vari alchimisti medievali di possedere una testa di bronzo capace di dire sì o no. Ma sicuramente i maggiori progressi legati agli automi sono stati fatti nell'età dell'oro dell'Islam. Durante questo periodo la teologia islamica incoraggiava i pensatori a trovare la conoscenza e gli stessi califfi finanziavano la ricerca tramite borse di studio. Gli studiosi islamici venivano sollecitati a recuperare tutti i testi ellenistici sopravvissuti al declino della civiltà romana, proprio per esempio quelli di Filone e di Erone, li univano anche all'antica ingegneria persiana, cinese e indiana, aggiungendoci poi una serie di innovazioni proprie. A metà dell'VIII secolo furono costruiti i primi automi azionati dal vento delle statue che giravano sulle cupole della città rotonda di Baghdad. Nei palazzi dei califfi c'erano alberi d'oro e d'argento con uccelli che cantavano sul modello di quello di Erone, ma molto più complessi. Nel IX secolo tre fratelli chiamati Banu Musa, che lavoravano alla Casa della Saggezza a Baghdad, hanno scritto il libro dei Congegni Ingegnosi, che mostrava un centinaio di dispositivi e come usarli. I Banu Musa sono famosi per un flauto automatico che potrebbe essere stata la prima macchina programmabile della storia, anche se erano molto più interessati dei greci all'applicazione pratica delle loro invenzioni e all'automazione. Usavano sistemi molto moderni come valvole e dispositivi di temporizzazione, arrivando a ottenere fontane automatiche o addirittura delle caldaie. L'opera dei Banu Musa ha anche influenzato Al-Jazari, inventore e ingegnere meccanico arabo, il più importante esponente della tradizione islamica della tecnologia. Al-Jazari stesso è celebre per aver progettato e creato automi, come una barca con quattro musicisti automatici che galleggiava sul lago per intrattenere gli ospiti alle feste reali, o un automa per il lavaggio delle mani completo di sapone. Nel basso Medioevo, dal mondo islamico, la conoscenza di alcune di queste invenzioni comincerà a penetrare anche in Europa, ma sarà soprattutto nel Rinascimento, con la riscoperta anche dei testi greci di cui abbiamo parlato, che l'interesse per gli automi crescerà vertiginosamente. Nel XV secolo era sicuramente ormai diffusa la moda degli automi anche di grandi dimensioni, perché ne abbiamo testimonianza nelle corti di tanti signori e principi europei e poi anche in molti centri urbani come spettacoli meravigliosi da osservare. Lo stesso Leonardo da Vinci è famoso per aver progettato degli automi e, se vi interessa, ho parlato in un altro video anche di altre sue bizzarre macchine, quelle progettate per gli assedi. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate sugli automi antichi, se credevate che fossero solo un mito oppure sapevate già che le conoscenze antiche erano sufficientemente avanzate per raggiungere questi risultati. Se avete apprezzato il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi e magari di consigliarlo ad amici interessati a questi enigmi della storia. Grazie per la visione e a presto!